In questa festa che fa memoria dei patroni Santi Cirillo e Metodio, abbiamo evangelizzatori della quella che noi chiamiamo Europa dell'Est, cominciando dalla Rus', l'antica terra che ora è Ucraina. Noi ricordiamo e leggiamo anche il Vangelo di Marco con l'invio agli undici. Giuda, era già morto, da risorto, quindi appare da loro il mandato in andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo a tutti, a ogni creatura. È la fede che salva in Cristo. E dunque chiede il battesimo. E non è siccome sono battezzato, sono salvo, ma è la fede che mi fa chiedere il battesimo per avere il perdono dei peccati. E non è la cerimonia del battesimo senza fede, senza conversione, senza pentimento e vedi questo passo. Dunque tutti quanti abbiamo una risposta personale da dare con la fede. Il battesimo che ci è stato dato da piccoli è un battesimo che comincia ad avere forza in noi, quanto più noi crediamo e disponiamo la nostra anima a seguire il Cristo. Segue a questo mandato i segni che Gesù garantisce che ci saranno nella sua Chiesa. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, che vuol dire non solamente gli apostoli, ma anche coloro che nella fede credono agli evangelizzatori. Scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, non saranno vulnerabili ai serpenti e ai veleni. E imporranno le mani ai malati e guariranno. Dopodiché avviene che gli undici partono, predicano dappertutto, ed è forte questa bella parola del Signore che dice: mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Il Signore era con loro e lo si vedeva da questa forza, da questa potenza. Ora questa è la Chiesa primitiva che in pochissimi anni ha raggiunto più nazioni e poi il centro, Roma, e da Roma poi dopo si è sparsa in quello che era il mondo occidentale all'epoca, ma anche orientale, quella che adesso è Turchia, era il centro dell'antica cristianità, la Siria, la Turchia, che all'epoca non si chiamavano così, no? Ma il mondo intero in pochi anni è stato stravolto perché Cristo operava insieme con loro, non li aveva mai lasciati. Dal cielo, dalla destra del Padre, conferiva potere, autorità sulla parola e i prodigi confermavano la parola che essi annunciavano. Guardando a quello che siamo noi adesso, tutto questo sembra una favola o una cosa non vera. Mentre il mondo è cambiato in pochissimi anni, pochissimi anni. Il mondo ha scoperto la fede di Cristo perché costoro predicavano a prezzo della loro vita, ma la gente si convertiva e ogni credente diventava un portatore della potenza stessa di Cristo. Ora invece abbiamo le rovine di una cultura cristiana occidentale dove la fede è perduta, non si trova più e così anche parlando con la gente viene sempre più fuori che la Chiesa, anziché essere, e con essa, quelli che sono i sacerdoti, invece di essere testimoni della potenza dello Spirito del Cristo, sembrano essere testimoni di una, così, a volte sembrano una congiura di gente che agisce per il male. Vero o falso che sia, c'è del vero e c'è del falso, però sta di fatto che quello che è la credibilità della Chiesa, nei suoi sacerdoti e nei cristiani stessi, non solo è intaccata, è sgretolata, non c'è più. Per cui non c'è semplicemente un crollo della fede per la mancanza della testimonianza della Chiesa, ma c'è un sentimento che è contro la Chiesa e quindi chiunque fa parte della società della Chiesa, no? È guardato con giudizio, se non con disprezzo, con avversione, e
e vedi questo passo, ricordo che ci sono nazioni dove, penso al Nicaragua, dove il governo stesso perseguita la Chiesa, manda in esilio fuori del paese i cristiani, i sacerdoti, i seminaristi, ultimamente anche il vescovo l'ha mandato via e lui non ha voluto, e allora si deve fare 26 anni di carcere, perché fa parte della Chiesa. Questa avversione è esattamente il contrario di quella attrazione che nei primi anni, primissimi secoli, c'era verso la Chiesa. Ora è inutile stare a calcolare chi ha la colpa, chi non ha la colpa, perché quando si è dentro qualcosa che è una parte, in questo caso la Chiesa, giusto o sbagliato che sia, gli sputi si prendono perché uno fa parte di quella, no? Di quel gruppo. Cosicché gli insulti che cadono su di me ricadono su di te, o Signore, dice un salmo. E in realtà questo che noi viviamo è esattamente quello che Gesù ha patito dalla cattura, dalla sua passione fin sotto la croce. E stare sotto la croce con Maria, Giovanni, la Maddalena, Maria di Cleofa e quei pochi coraggiosi che avevano il coraggio di stare lì, non vuol dire solamente, che non è poco, sopportare, cercare di stare vicino a Gesù dolorante che agonizza, ma prendersi tutti gli insulti, gli improperi della folla, no? Tra le risa, gli scherni e gli sputi e tutto quello che c'è, perché si è legati al Cristo. La passione di Cristo dunque diventa immediatamente passione della Chiesa, soprattutto in coloro che hanno il coraggio di stare sotto la croce, cosicché chi sta dentro la Chiesa e cerca di starci nonostante tutto, diventa come Giovanni, no? Come la Madonna, come gli altri, e si prendono gli improperi per tutti, da parte del mondo, che in quel momento sembra avere avuto il potere di schiacciare il Cristo e tutti coloro che lo seguono. Poi c'è una serie che sta più distanti, gli apostoli più timorosi stanno in un cerchio più largo, altri si allontanano del tutto, altri non vogliono più avere a che fare, molti rinnegano, anche Pietro ha rinnegato, no? E dunque abbiamo così lo stesso scenario in persone che dicono: io tengo la mia fede in qualcosa, qualcuno, perché non possono più dare un nome come Gesù, il Cristo, eccetera, perché se io chiamo la mia fede in Dio e lo chiamo per nome, il Dio che si è manifestato in Gesù Cristo, dopo devo fare 2 più 2 fa 4, devo venire qua all'altare a chiedere l'Eucaristia. Per non fare questo ci si riconfeziona una fede fatta di altre cose. Quanta gente passa a fede improbabili, cose strane, quanti passano ad altre religioni, quanti passano al buddismo, tutto fuorché la Chiesa, c'è quindi un fuggi-fuggi. Chi sta invece ancora dentro la Chiesa e sopporta tutto questo, sta veramente sotto la croce. Quindi non è semplicemente il dolore fisico, ma è il vituperio, la vergogna e l'essere ancora lì, attaccati al Cristo nel momento in cui viene disonorato al massimo grado, perché non è una morte gloriosa, è una morte vergognosa quella che gli fanno fare, come colpevole, bestemmiatore, millantatore, colui che passava o si faceva passare per Messia e invece il mangione, il beone, faceva miracoli e mandava via i demoni in combutta con il demonio stesso. Tutto questo si è preso. Pensate alla Madonna, quanti insulti si è preso nei secoli, sono state registrate, esistono documenti di cose vergognose che sono state scritte di lei, primissimi decenni, primi secoli dopo Cristo. Pensiamo a quanti, a distanza di secoli, quasi 2000 anni, continuano a bestemmiare il nome di Gesù, della Madonna, e tutti bestemmiano pensando di fare chissà quale atto di libertà o di sfogo, di che cosa. Tutto questo non è l'eccezione, tutto questo è la regola. Quindi siamo
così in un tempo agli antipodi del tempo di Cirillo e Metodio. Siamo in un mondo terribile. È quello che è la passione della Chiesa, che tanto si è meritata per la infedeltà dei suoi figli, dei battezzati, in primis dei sacerdoti. Perché tutto comincia da lì. Poi il singolo, la singola persona, che male ho fatto, faccio questo, anche tu sei dei loro. Lo riconosco dalla tua parlata, dicevano a Pietro. Io non conosco quell'uomo. Possono venire tempi più stretti, più duri, come in Nicaragua e in altre zone del mondo. Penso a certe zone dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Iraq o altro. L'India, Pakistan. Cristiani bruciati vivi, bambini, famiglie, con dei pretesti falsi, no? Ammazzati così. Allora, cosa mi viene da, non da dire, perché c'è poco da dire, cosa mi viene da fare? Quello che penso costantemente è: non ci resta che rimanere con fedeltà sotto la croce, pensando che tutto quello che ci prendiamo addosso ha torto ragione, no? Con quelle che sono l'odio del mondo, e portare una parte di quello che Gesù ha portato. E questa compassione, questo patire con Gesù, garantisce in realtà che attraverso di noi, fedeli, senza poter fare molto se non questa sopportazione e questa fedeltà a Cristo, noi siamo con Gesù, quello stesso che operava insieme agli apostoli dall'alto dei cieli, ma lui era sempre con. Quindi noi siamo con Gesù sotto la croce, ma Gesù è con noi. E queste nostre povere preghiere in realtà sono contate come grande cosa da Dio, per quello che sono i grandi problemi della terra. Non fu così forse a Fatima, quando la Madonna garantì ai piccoli bambini, mediante il loro sacrificio concreto della vita, soffrirono tantissimo, due morirono un anno dopo le apparizioni, per malattie, la famosa spagnola, no? E Lucia è morta dopo molti anni. Ma grazie alle loro sofferenze, alle loro preghiere del Rosario, abbreviarono la Prima Guerra Mondiale, evitarono tante altre catastrofi, e la Madonna aveva detto loro: voi potete risolvere tutti i problemi, non solo personali, familiari, ma anche nazionali e internazionali, con questa preghiera, perché è stata data a me il potere per la vostra fede. Quindi una fede di piccoli, una fede di gente che non fa grandi operazioni, non fa chissà quali discorsi o chissà quali azioni caritative, ma questo stare, questa fedeltà che è la vostra, qui, davanti al tabernacolo, sotto la croce, sopportando tutto e tutti, questo viene tutto in grande conto da Dio. E io confido in questo, perché altro in questo nostro tempo non trovo che fare, oltre che dire che il Vangelo è questo, non va cambiato, e che dobbiamo essere fedeli a Lui. Fedeltà nella fede alla Sua parola, all'Eucaristia, e tutto quello che sopportiamo, siamo con Gesù. E Gesù con noi può fare molte cose laddove noi fisicamente non potremo mai arrivare. Sia lodato Gesù Cristo.